Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì. Ed ecco, si avvicinò un lebbroso. Si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Tese la mano e lo toccò dicendo: Lo voglio, sii purificato. E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: Guardati bene dal dirlo a qualcuno. Va invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro. Parola del Signore. Un lebbroso arriva vicino a Gesù. Era un escluso. Chi lo avesse toccato sarebbe diventato impuro. Per questo i lebbrosi dovevano essere allontanati, ma quel lebbroso ebbe molto coraggio. Trasgredì le norme della religione per poter entrare in contatto con Gesù. Giunto vicino, dice: Se vuoi, tu puoi sanarmi. Ossia, non c'è bisogno di toccarmi, basta che il Signore lo voglia ed io sono curato. Rivela la grande fede dell'uomo nel potere di Gesù. Gesù lo tocca e dice: Lo voglio, sii purificato. Pieno di profonda compassione, Gesù lo guarisce. Un lebbroso, per poter essere riammesso in comunità, aveva bisogno di un certificato di guarigione, confermato da un sacerdote. Obbliga le autorità a riconoscere che l'uomo era stato sanato. Gesù non solo sana, ma vuole che la persona sanata possa vivere con gli altri. Reintegra la persona nella convivenza fraterna.